ciao. Come va? Tutto a posto, tu? Sì, sì, tutto bene. Settimana prossima parto per Londra. Sì. E poi farò dei video abbastanza fighi, poi te li farò vedere. Cavolo, anche a me piacerebbe andare, però ai miei genitori fa schifo. Ah, guarda, io sinceramente preferirei andare a New York in America, per respirare l'atmosfera americana, ecco. A me New York sembra un po' troppo commerciale, cioè troppo caotica. Invece secondo me l'America è più figa invece. Oh, ma hai visto che figo sto gioco? Sì, sì. Cioè, dopo il fallimento di Unity questa saga si è proprio risollevata, eh? Sì, hai ragione. Vedi, questo nuovo capitolo finalmente è divertente. Sì. Con un po' di impegno ce l'hanno fatta. Sì, sì, hai ragione. Poi, cioè, io pago 70 euro l'anno, cioè ti rendi conto? Sì. 70 euro l'anno, eh? Certo. Cioè, quindi io pretendo il divertimento, cioè... No, hai ragione, guarda. Cavoli. Diciamo che anche l'anno scorso è andata un po' male, nel senso, mi sono divertito, però quest'anno... è migliorato davvero tanto, eh. Sì, hai ragione. Sì, sì. Oh, anche questi export sono tolti dalle palle. Ti rendi conto? A qualcuno è persino piaciuta sta roba! Sì, dai, calmati, insomma, alla fine non era così male. Io diciamo anche che mi sono abbastanza divertito, insomma. Le mie palle! Ma quanto devi essere disabile mentalmente, porca di quella... Insomma, calmati, voglio dire, il padiglione del Giappone non era così male. E anche l'idea di usare la nuova tecnologia per creare un nuovo modo di fare la spesa nel futuro non era così malaccio, no? Sì, beh, ciao, arrivederci, ci vediamo, ciao. Ah, bello. Ma... come stai? Spero tutto bene. Sai, no, io ho iniziato a pensare alle cose semplici in realtà. Perché sai, no, stiamo iniziando a diventare grandi, adulti, maturi, no? A cosa ti riferisci? Lasciami finire, no? I miei genitori continuano ad assillarmi dicendomi che devo trovarmi lavoro. Cosa giusta? Ma lasciami finire, no? Ma io non riesco a focalizzarmi sul futuro. Perché non bisogna immergersi troppo nello studio, cioè bisogna studiare il giusto. Ma a cosa serve la matematica? Perché alla fine sono questi che muovono l'economia. Sì, ma per avere questi bisogna andare a lavorare, lo sai. Ma quindi che non hai capito proprio nulla? Io ti sto dicendo che ho iniziato a pensare alle cose serie. Le cose serie nella vita. Quando inizierai a pensarci tu? Quando inizierai a dare un senso alla tua esistenza? Ecco, c'è sto film qua di fantasmi che parla sì di fantasmi, horror, no? Fantasy, eccetera. Però si concentra molto di più nel raccontare i fantasmi che sono dentro le persone. Queste persone che vivono una vita povera, che si chiudono in se stessi, che non vivono, ecco. È un film che davvero fa riflettere e te lo consiglio col cuore, veramente. A me non piacciono questi film. Spesso mi chiedono perché passo così tanto tempo davanti ai videogiochi. Io sinceramente ogni volta non so cosa rispondere, perché io mi diverto, ecco. E questo divertimento col passare degli anni è diventato, diciamo, amore e passione per questa forma d'arte. Cioè, i libri e i film sono belli, ma non riesci a medesimarti in prima persona, cosa che invece accade nei videogiochi, che addirittura riesci con le tue scelte a cambiare la storia. Ormai qua si tratta di evoluzione della storia dell'arte, ormai i libri e i film sono una roba passata, Sì, diciamo che sì. Ma come si fa a dire certe cose? Voi che non avete mai letto un libro o mai visto un vero film e osate dire che i videogiochi sono la nuova vera arte? Ma ce la fate? Per me non ce la fate proprio. Ma fatevi una vita, va? Fatevi una cultura prima di sparare Stupidaggini! La gente dice solo un mucchio di... Stupidaggini! Amano sparlare degli altri solo per sentirsi migliori! Ma sì, dai, lasciali perdere, lasciali marcire nella loro ignoranza, che ti frega? Sì, hai ragione, piuttosto. Guarda cosa ho comprato di bello, alla faccia loro. Un bellissimo vestito floreale, che potrebbe ricordare molto il movimento hippie degli anni 60. Un orsettino, ti chiamerò Milù e staremo insieme per sempre nella vita. Una borsa gettata e una zecchina.
E se invece foste voi, i fantasmi, se tutte le vostre parole e pensieri fossero in nulla, voi colmate il vuoto della mia vita, i silenzi della mia famiglia, e io vi sono grato per tutto questo. Pagliaccio, c'era il pesce quello, hai presente tipo in Nemo, che c'è quello con la cicatrice qua che canta tutto strisce, fa un uovo, quello, e poi c'era il pesce Dory, era troppo carino, ho detto devo prendere il pesce Dory. Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo gameplay di questo fantastico gioco. Inizio, inizio, bau bau. Bene, questa è la mia recensione. Voi fatemi sapere qua sotto. Ma cosa sta?